Sua maestà, ho proprio fame. Cosa c'è di buono oggi? Semplice, sus. Vediamo cosa c'è di buono per oggi. Mamma mia, eccoci qui con Sua Maestà che ogni volta si tuffa e dallo stage più in alto e in basso. Come va, amici followers? Tutto bene? E succhiate. Bravo Sus, che specifica sempre di succhiare perché è importante. Eccoci qui incredibile in un nuovo episodio di 4 chiacchiere, velocissimo, fastissimo. E altre parole strane. Salutiamo incredibile camera, incredibile camera, sono pazzesco, incredibile, assurdo, pazzesco e incredibile. Oh, ecco fatto, abbiamo detto le nostre solite parole incredibili, sempre per rafforzare i concetti. Prima cosa, velocissimo, incredibile, vogliamo ringraziare di come è andato l'ultimo video, incredibile, vi fa piacere che avete accolto in maniera positiva i nostri nuovi colleghi incredibili, Faber e Klaus, incredibile, che è bellissimo. Mamma mia, Klaus è talmente bello che è bello, ecco. Bravo. Ogni tanto bisogna fare le carezze ai Sus, altrimenti si offendono, mannaggia. Ecco, appunto. Quindi ci fa piacere che gli ultimi video sono andati molto molto bene. E vedrete che, incredibile, non manca molto allo show. Manca pochissimo allo show, incredibile. Forse prossima settimana, probabilmente. Chi lo sa. Abbiamo un sacco di annunci incredibili che diremo nello show. E chissà che altro succederà nello show. Speriamo niente di problematico, mannaggia. Ci saranno annunci incredibili nello show di un progetto segreto Sus. Che chissà, ci potrebbe essere sempre prossimamente, chi lo sa. Ci sarà il debutto delle nostre nuove cinture incredibili, il vostro Godo Champion Scheletro e il Sus Lewd Champion incredibile. Mamma mia, non vedo l'ora. E ci saranno le cinture incredibili e un sacco di annunci incredibili. Siamo molto in hype per il nostro show incredibile. Speriamo che riusciamo a riportare l'essenza del nostro show incredibile che andava nel Godverse in questo universo incredibile. E siamo felici, vero Sus? Mamma mia. Bene, di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo di un argomento molto, molto, molto incredibile, che non so se si può dire. Comunque lo dico lo stesso. Di cosa parleremo oggi? Oggi, se vi ricordate, questo video vi farà tornare un pochino indietro nel tempo. Vi ricordate che all'inizio del nostro canale incredibile, che sono passati già più di 4 mesi incredibile, uno dei nostri primi video di questo canale incredibile sono stati è stato un video che trattava proprio il tema dei Game Award, ve lo ricordate? Perché è stato il primo video che all'epoca andò benissimo. Ci portò più di 30 visual, vero Sus? Beh, noi eravamo abituati mesi fa a fare nel massimo 10 e al 30 ci sembrava tantissimo. Esatto, e infatti dei Game Award dell'anno scorso abbiamo fatto sia un video per parlare delle nomine e poi quello dei risultati incredibili di Game Award. Abbiamo fatto un sacco di video di Game Award, circa 3 video mi pare, e ci portarono le nostre prime visual incredibili. Adesso noi abbiamo un nuovo record pazzesco, incredibile, con più di 200 visual, che ci sembra tantissimo. Lo so, ci accontentiamo di poco, però bisogna accontentarsi. Ci siamo capiti, lo so. Appunto. Quindi oggi faremo un video che vi porterà un pochino indietro nel tempo, perché parleremo, incredibile, non dei Game Award di nuovo, basta direi anche, ma parliamo di altri award, i Crunchyroll 2023, damn direi anche. Purtroppo non abbiamo potuto fare il video delle nomini per questi award, quindi parleremo un attimo dei risultati, che tanto sono usciti da più di una settimana, mannaggia la miseria, che non riusciamo mai a fare i video puntuali, vero Sus? Sì, questo purtroppo è colpa anche del camera, ma è inutile che ti lamenti, che quando succedono le cose non prende mai la camera e ci filma, perché siamo anche noi impegnati. E mannaggia. Ecco appunto, quindi purtroppo vi beccate questo video come al solito con una settimana di ritardo. Però insomma l'argomento è caldo circa, quindi dovrebbe andare ancora bene parlarne un pochetto. Quindi niente, prepariamo la pagina e niente, a tra poco. Eccoci qui, incredibile, la pagina incredibile di Crunchyroll, pazzesco, incredibile. Eccoci qua, salutiamo Crunchyroll comunque, però salutiamo Crunchyroll che ci segue tantissimo. È proprio attiva, un super iscritto attivo. Ecco, che non... ci siamo capiti. Salutiamo Crunchyroll, incredibile. Allora, parliamo un attimo di questa cosa. Beh, Crunchyroll, sapete, è una piattaforma sul quale ci trovano soprattutto anime incredibili. E sono un paio di anni che fanno questi award incredibili per quanto riguarda gli anime. Nell'anno scorso aveva vinto Attack on Titan, se non sbaglio, e l'anno prima aveva vinto Jujutsu Kaisen, incredibile. Ovviamente adesso vedremo i risultati incredibili che ovviamente voi sapete. E vedete, ovviamente noi purtroppo, diciamo, di solito noi votiamo per queste cose come abbiamo fatto per i Game Award. Ovviamente quest'anno non ci siamo riusciti, mannaggia, però Sus.
Mannaggia. Non è una reaction perché sappiamo, purtroppo li abbiamo letti, perché non sapevamo se farci un video incredibile, però adesso discuteremo di questi risultati incredibili. Più che altro perché noi parliamo abbastanza di anime, quindi abbiamo fatto pure il recapone, e quindi insomma ci dispiaceva non avere nella nostra libreria di video un video dedicato agli Anime Award di Crunchyroll, ecco appunto, quindi parliamone un po', vada su questa. Eccoci qua, incredibile. Allora, le prime due nomini, vabbè, ve lo possiamo dire, le possiamo anche skippare. Vabbè, io su sio volo. Ci sono abituato ormai. Oggi manco c'è mano, che è nel backstage, incredibile, mannaggia. Di queste non vogliamo dire niente, perché appunto noi non è che siamo esperti incredibili su per quanto riguarda doppiaggio, quindi qui queste lasciamo perdere. Comunque ha vinto Hunter x Hunter e ha vinto incredibile il doppiatore del film di Jujutsu Kaisen Zero, che tra l'altro purtroppo non abbiamo visto, però non è che abbiamo sentito tante belle parole su quel film, vabbè, poi quando se mai un giorno lo vedremo ne riparleremo tra noi, incredibile. E ballo, che da tanto che non ballo, ballo per voi. Ammetto che erano più del previsto quelli per quanto riguarda il miglior doppiatore, ce n'erano veramente tipo 7 nomini, li abbiamo saltati perché, ripetiamo, non siamo espertissimi e poi non li abbiamo sentiti, quindi che vi diciamo? Passiamo al primo vero nome. Miglior anime sentimentale incredibile. Mio Dio, quanto mi ricorda il video dei Game Award questa cosa. E ha vinto incredibile Kaguya-sama Love is War. Vediamo un po' quali erano le nomini, perché noi non è che l'abbiamo vista, le nomini, abbiamo visto solo i vincitori, perché ce l'hanno spammato incredibile. Allora, c'era Kaguya-sama incredibile. C'è la Komi-san che non può comunicare, ma è del Dress Up Darling, Call of the Night, Love, After World of Mission, questo proprio non l'abbiamo mai visto, e Shikomori Incredibile. Su cosa ne pensi? Ovviamente io insomma sta vediamo gli anime insieme, e di questi diciamo che li abbiamo visti praticamente tutti, tranne Love, After World Domination, che abbiamo sentito parlare, ma purtroppo non l'abbiamo visto. Quindi, effettivamente sentimentale, Kaguya insomma effettivamente sì, ci sta, perché è basato su quello, la relazione incredibile tra Kaguya e quel super biondino sexy di cui non ricordiamo noi, perché siamo due incredibili coglioni, non ci ricordiamo noi, effettivamente. Però sì, effettivamente Kaguya insomma ha spaccato tutto, quando uscì la prima stagione tutti parlavano incredibile di Kaguya insomma, è incredibile, damn. Quanto riguarda un attimo Komi, purtroppo ne avevamo detto anche in un vecchio video degli anime, mi sa quello dei recap, a noi l'anime non ci è piaciuto, mannaggia, vero sus. Purtroppo no, il manga è troppo, è 100.000 volte meglio, mi spiace. Cioè, non che l'anime sia brutto, però diciamo che insomma non rende benissimo. Hai Dress Up Darling, è incredibile, sapete, ne abbiamo parlato anche quello nel video degli anime. Ricordate il video delle cappone degli anime dell'anno scorso, che ne abbiamo parlato di tutti questi anime incredibili. Questo non l'abbiamo visto, e Shikomori, insomma... vero sus. Vabbè, per carità, l'abbiamo detto pure quello in quel video, noi ci siamo un po' rotti le balle di queste belle ghianderone, coi capelli rosa... Anche basta, direi, dai, andiamo avanti con questi fetish nuovi. Ecco, e lo fate arrabbiare Sus, che è il Youth Champion, e li capisce lui di fetish incredibili, mannaggia a voi. Siamo contenti per Kaguya, ma era abbastanza ovvio che vincesse. Wow, miglior fantasy incredibile, ha vinto Demon Slayer. Ok, vediamo le nomini anche con Demon Slayer incredibile. Abbiamo Mushoku Tensei, abbiamo Ranking of the King, Made in Abyss. Leggetevi il manga di Made in Abyss. Overlord, leggetevi il manga anche questo. Questo ho mai sentito. E questo che sinceramente non l'abbiamo mai sentito, The Case Study of Vanitas. Vabbè, questo proprio mai sentito. Ha vinto Demon Slayer. Su cosa ne pensi? Vabbè, fantasy, insomma, Demon Slayer, ci stanno i demoni, insomma, ambientazioni giappa, medievale incredibile, insomma, vabbè, sì, ci sta. Perché insomma, Mushoku Tensei, insomma, fantasy, poteva vincere anche lui effettivamente, però. Ranking of the King, quello mi è piaciuto, quel piccolo King incredibile, che mi fa ridere, che mi fa pensare al King, maledetto King, maledetto King del Godoverse, succhia, ovunque tu sei, succhia, questo è il mini King, però noi conoscevamo il King grande, E quindi Demon Slayer si porta a casa la vittoria, probabilmente tra questi due avremmo votato sicuramente uno di questi due, però insomma Demon Slayer avrà vinto chissà quante cose, quindi andiamo avanti. Poi, incredibile, miglior anime drammatico ha vinto Attacco dei Giganti stagione 2. Ragazzi, Attack on Titan, non vi dobbiamo spiegare l'importanza che ha. È incredibile, leggetelo, se non presente, vedetelo. Però, insomma, diamo per scontato che l'avete letto, incredibile. E c'era Attacco dei Giganti, Cyberpunk, Kotaro, Lives Alone. Ecco, tra l'altro Kotaro era molto, questa serie è molto carina. Kotaro, Lives Alone, è molto molto carina, molto underrated. Questo ho mai sentito. Questo ho mai sentito. Dance, Dance, Dancer. Su cosa ne pensi? È che si danza molto, perché insomma c'è scritto tre volte, quindi si ballerà, penso. Vedete Sus come ragiona con questo grande testa. Vabbè, sì, drama abbastanza, insomma, ascoltato che vincesse Attack on Titan. Avremmo potuto dare il voto anche a Cyberpunk, perché insomma, se l'avete visto, non è che è molto allegro come storia,
Però effettivamente si attacca con Titan, ci sta. Andiamo avanti, vediamo il prossimo. Il miglior comedy ha vinto Spyber Family. Ok, vabbè, Spyber Family incredibile, lo abbiamo elogiato tantissimo. Vediamo che erano le altre nomine. Abbiamo Spyber Family incredibile, abbiamo Kotaro incredibile, anche From Another World che purtroppo, vabbè, non so se avete seguito la storia di questo povero anime, era iniziato a uscire appunto su Netflix e poi purtroppo per problemi incredibili che c'è stato con la produzione di quest'anime incredibile l'hanno sospeso e poi ha ricominciato e quindi secondo noi ha perso un po' l'hype che aveva, vero? Su! Eh beh sì, perché effettivamente la storia, abbiamo detto, che è molto è simpatica, l'idea di questo tizio. Per carità, poi lui è un personaggio anche simpatico, ci stanno un sacco di belle signorine, mamma mia, quelle elfette. E poi la storia, ripeto, è abbastanza simpatica, che si basa con lui che ti racconta tramite i ricordi di quando era nell'altro mondo, insomma, per carità. Però Spyber Family l'avrei votato anch'io. Sì, effettivamente Spyber. Poi chi c'era? Kaguya-sama, Madrasa Darling. Oh, poi incredibile, Yob, questa è veramente capo. C'era una sigla che spaccava. Damn! Forse avremmo votata lei. Abbiamo votato lei perché ci siamo molto affezionati in questa incredibile serie. Ci ha fatto ridere veramente tanto, vero? Su! Eh sì, ci ha fatto divertire tanto, effettivamente. Quindi, peccato, però Spyber Family vince, ha proprio distrutto tutto. Eh sì, sì. Per carità, competizione buona, ma Spyber Family. Andiamo avanti. Abbiamo un miglior anime action. Incredibile, anime action. Damn! E che ha vinto Demon Slayer di nuovo. Beh, vabbè, lo possiamo dire, era abbastanza scontata anche questa. Non so se vi ricordate, ma durante la seconda stagione di Demon Slayer, incredibile il combattimento con i nostri protagonisti incredibili, i demoni che non ci ricordiamo, comunque c'era quella che urlava come una teiera a vapore. Mamma mia quanto urlava lei e quell'altro che gli stava sempre appiccicato, incredibile il combattimento effettivamente tra loro due, è tanta roba. E noi siamo molto in hype per la nuova stagione. Anzi no, tutta una cazzata, per quello che ci sarà dopo la stagione che verrà, insomma, verso il finale incredibile, con dei combattimenti, con un demone, con tanti occhi, e chi ha letto il manga sa a cosa mi riferisco. Ecco, quello potrebbe essere un combattimento veramente, veramente figo, e quindi sì, questo l'avremmo votato anche noi, effettivamente, di Mosley, chi c'era, effettivamente, Cyberpunk? Vabbè, Cyberpunk è talmente assurdo che effettivamente... È più il contesto e tutto quello che ci gira attorno che effettivamente i combattimenti che durano 3 secondi e poi sono quelli che ti ricordi di meno, a parte il finale tristissimo. Licorice Recoil, incredibile, molto 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 divertente, molto carino, Attacco dei Giganti. What the fuck? E poi incredibile, oh damn, Giolina ci è arrivata, su che ne pensi? Finalmente qualcuno che fa notare la stagione di Giorgio. Proviamo una pena infinita per Giolina, mamma mia, lecco tutto. Cioè, Giolina, povera Giolina, l'anime di Stone Ocean purtroppo è stato massacrato da Netflix, questo lo vogliamo dire, non è possibile fare uscire 12 episodi dopo 6 mesi, 4 mesi, fatelo uscire tutto, la gente si era scordata dell'esistenza di Giolina, poverella. Quindi la prossima volta speriamo se mai faranno l'anime di Stillborn Run, ci siamo capiti, se non lo mettete tutto dall'inizio, mamma mia, ci siamo capiti. E vabbè, Spider Family, sì, comunque qui. E l'unico action, ovviamente, era il primo, quindi siamo contenti per Demon Slayer. Andiamo avanti! Perché sta ridendo? Scusatemi, adesso mi dovete spiegare. Ma che cazzo mi rappresenta la nomini di personaggio da proteggere a ogni costo? Cioè, avete preso il meme del Protect che si mette alle cose kawaii dolcissime e ci avete fatto una nomini incredibile? E infatti c'è Anya, ha vinto Anya. Beh, Protect Anya Forever, però su! E beh, Anya è troppo kawaii, cioè Protect and Care e basta, maledetti, non toccate Anya. Ci siamo capiti. Comunque, torniamo un attimo brevemente al discorso di prima per quanto riguarda Demon Slayer. Noi continuiamo a dire quello che abbiamo detto sempre nei video, che Demon Slayer ci ha rotto i coglioni, vero? Su. Beh sì, effettivamente, in generale Demon Slayer ci ha un po' rotto i coglioni. Cioè, non è, la metteremo mai nella nostra serie preferita di tutti i tempi, però diciamo, l'anime lo apprezziamo, ecco, perché effettivamente graficamente è incredibile, però, insomma, siamo contenti che è finito, ecco, insomma, ritornando al discorso che abbiamo detto l'altra volta, ecco. Appunto, perché altrimenti sembra che ora diciamo che tutto ok di mostrare. Comunque andiamo avanti, vediamo quali erano le nomine incredibili, ha vinto Anya, c'era Anya, poi Shikage, insomma, il piccolo King è incredibile, Kotaro Sato, Shoto Kom e Mari, vabbè, Marin mi fa ridere tra Protect, perché poi l'ultima cosa che la gente fa con Marin è protectarla la metà delle volte e ci siamo capiti, però su Cof Cof 34 Cof Cof, cioè mettere Marin qui da Protect mi fa abbastanza ridere, cioè ok, hanno senso tutti, però Marin insomma mi sembra abbastanza, ci siamo capiti. Comunque si ha vinto Anya, siamo super contenti, Protect Anya Forever è troppo kawaii, però su mamma mia, chi tocca Anya lo distruggo, succhiate. Ecco, bravo, su. Andiamo avanti. Il personaggio secondario ha vinto Anya e effettivamente la competizione non è che era molto, diciamo, Rebecca, forse Rebecca avremmo potuto votare Rebecca, però sì, effettivamente Anya è troppo Anya Forever. Tra l'altro abbiamo fatto a caso adesso, c'erano due
c'erano due personaggi dello stesso, della stessa serie. C'era sia Yor che Anya, però Anya. Perciò, Yor, mamma mia, Yor, Sus, cosa ne pensi di Yor? Che c'è poco da pensare. Ci sarebbe da agire, capitemi, che pure il camera non si muove. Ecco, appunto. E comunque siamo contenti per Anya, quindi andiamo avanti. Incredibile, miglior protagonista ha vinto il buon Eren. Vabbè, ci sta, non possiamo dire niente, però Sus. Beh, sì, dai, ripetiamo, Attack on Titan ha distrutto tutto, soprattutto grazie all'ultima serie. E beh, poi è finito pure il manga, insomma, ci sta assolutamente. Poi c'era Kisato, c'era Lloyd. Ah, ecco, Lloyd si chiamava, mannaggia il camera che non ce l'ha detto prima. Poi c'è David li vogliamo bene. David li vogliamo bene, il protagonista di Cyberpunk. Tanta roba, vero Sus? Beh, Cyberpunk è veramente una grande serie. Infatti ai Game Awards aveva vinto... No, Bugia ha vinto Arcane, mi pare. Camera, mettilo nei editi, non me lo ricordo. Mi pare che ha vinto Arcane. Cyberpunk era arrivata seconda ai Game Awards. Mi pare che ha vinto Arcane. E poi Marin, vabbè, cioè, Eren tutta la vita, purtroppo. Qui avremmo votato anche noi Eren, effettivamente. Quindi. Andiamo avanti! Ovviamente, come al solito, sono talmente tante che alcune le dobbiamo saltare. Altrimenti viene un video di 50 minuti. Vabbè, miglior regia ha vinto sempre Demon Slayer e miglior canzone in un anime ha vinto Attack on Titan, incredibile, con The Rumbling, che era molto molto spicy. Vabbè, sì, per carità, poi su queste cose non è che ci vogliamo mettere a parlare di musiche e colonne sonore, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la regia, sì, effettivamente, ripetiamo, quel combattimento ha regalato la vittoria a Demon Slayer, assolutamente. Però vogliamo parlare un attimo di miglior film. Esatto, perché il miglior film ha vinto Jujutsu Kaisen Zero. Ma guardate un po' le nomi. Questa è stata abbastanza unexpected, perché, cazzo, c'è Jujutsu Kaisen, Dragon Ball Super Hero, One Piece Red, Bubble, Inuo, questo non l'abbiamo visto, e The Dare King. The Dear King, che il re cervo, un sacco di king quest'anno. No, questi due purtroppo non li abbiamo visti, però insomma, questo è veramente unexpected. Mai nella vita avremmo votato Jujutsu Kaisen Zero. Ok che non l'abbiamo visto, però da quello che ci hanno raccontato non è andato molto bene quel film, e avremmo votato assolutamente. Ma anche se fosse andato bene e ci fosse piaciuto Jujutsu Kaisen Zero, non l'avremmo mai votato. Cioè, c'hai Red e Dragon Ball Superino e hanno perso, incredibile. Questo è abbastanza inaspettato, però Sus. Beh, effettivamente è abbastanza strano, cioè ci aspettavamo Red vincesse facilmente, invece Jujutsu Kaisen Zero. Sus, veramente del sus qui, E niente, unexpected questo, veramente unexpected, incredibile. Quindi questo è incredibile, non ce l'aspettavamo proprio, assurdo, andiamo avanti. Eccoci qua, poi ovviamente anche qui, queste, ovviamente non vi skippiamo le nomini, perché ovviamente miglior colonna sonora ha rivinto anche qui, in questo caso, Attack on Titan, incredibile. Miglior ending, questa di ok, Spy Perfume l'ha vinto l'ending, interessante. E miglior opening, incredibile, sempre ha vinto The Rumbling. Ok, abbiamo un attimo in mente quella di Attack on Titan, ma non abbiamo in mente un attimo quella di Spy Perfume Family della ending. Vabbè, la risentiamo post video. E niente, vabbè, anche qui siamo con, ripeto, come vedete, quest'anno gli awards li so giocare tutti, Attack on Titan, Spy x Family e Demon Slayer, quindi insomma c'è poco da dire, vero Sus? Sì, infatti andiamo avanti, voglio vedere proprio le nomini del vincitore dell'anime dell'anno. Anche se sappiamo che ha vinto, ovviamente. Miglior serie questa sarebbe miglior serie ongoing, incredibile, ha vinto One Piece. Oh, e siamo contenti, vero Sus? Eh beh, sì, perché Wano Country è ancora lontano da finire a livello dell'anime, il manga da mo' che è finito. Però se lo merita One Piece, ma col successo di Red, insomma, ci sta assolutamente. Peccato che le nomini, insomma, erano un po' così. Beh, sì, effettivamente l'unico altro che c'era Attack on Titan, che continua da tanto tempo, Demon Slayer, Kaguya-sama, però quindi, assolutamente, avremmo votato anche noi One Piece istantaneamente. Andiamo avanti. Per quanto riguarda miglior nuova serie Spy x Family, ok, e migliore animazione, vabbè, ripeto, l'avevamo detto fino a mo', era abbastanza scontato, ve l'abbiamo detto che hanno vinto tutto con quel combattimento incredibile, ha vinto Demon Slayer. Però vogliamo vedere un attimo le nomini per quanto riguarda la migliore nuova serie, vediamo. Ah, ok, vabbè, erano praticamente sempre gli stessi che girano, Spy x Family, Cyberpunk, Metroid, Darling, Call of the Night, Lyric, Igoris e ovviamente Yaboy. Effettivamente, forse come nuova serie, appunto che Spy x Family si sapeva che vincesse tanta roba, forse potevamo dare il premio a qualcun altro, avremmo potuto votare qualcun altro, tipo Licorice. Licorice effettivamente non ha vinto niente. Ha vinto qualcosa Licorice? No, non ha vinto un cazzo Licorice. Ha avuto un successo incredibile. Vi ricordate che pure Kojima ha detto, mamma mia quanto è bello Licorice? Poi My Dress Up Darling, incredibile. Qui c'è la possibilità di dare qualcosa di diverso però, Però siamo contenti per Spy x Family, dai, in fondo, vero Sus? Vabbè, sì, dai, siamo contenti. Ed eccoci qua, arriva dell'ultimo. Ah, no, ecco che ha vinto Licorice, ha vinto miglior anime original. Quindi non ha vinto miglior nuova serie, ma ha vinto miglior anime originale. Ok, vabbè, sì, insomma, ok. Poi miglior character design, ovviamente, Demon Slayer. Vabbè, ok. E ovviamente, anime dell'anno, ha vinto Cyberpunk. E siamo super contenti, perché se vinceva pure questo Attack on Titan o Demon Slayer, ci arrabbiamo, vero Sus? Dai un po' di affetto a Cyberpunk, che è tantissima roba.
E se non ve lo siete visti, vedetevelo, è bellissimo. E quindi non ha vinto i Game Award incredibili, ma ha vinto ovviamente Crunchyroll. Siamo molto contenti. Ammetto che quando abbiamo letto i risultati, avevamo paura che avesse vinto di nuovo Demon Slayer o Attacco dei Giganti. E invece siamo contenti che ha vinto proprio Cyberpunk. Ora vediamo le nomini di queste ultime tre incredibili vincitori e niente. Ma queste sono le nomination. Vabbè, abbiamo detto nomini per tutto il video, però intendiamo ovviamente le nomination. Per quanto riguarda l'anime, miglior anime original, incredibile che ha vinto Licorice. Chi c'era? C'era Licorice, c'era Healer Girl. Questo non l'abbiamo sentito parlare, ma non l'abbiamo visto. Poi Vampire in the Garden. Beardy Wing. Ah, questo è quello del golf, ok. Orbital Child e Yurufei Deco. E Susso, c'è un problema. Eh sì, il problema è che di queste qui ammetto che ne abbiamo visti tipo solo due. Quindi avremmo votato Licorice anche per conoscenza, perché gli altri non li abbiamo manco mai sentiti, però. Sì, effettivamente questi due. Quello del golf un pochino abbiamo sentito. Healer Girl. Vabbè, non avrei, insomma, qui siamo super contenti che ha vinto Licorice, cioè, perché dai, e poi magari c'è una di queste perle che non abbiamo visto, è meravigliosa, però insomma, ripeto, avremmo votato Licorice tutta la vita, anche noi. Siamo contenti per Licorice, soprattutto Sus è contento, birbante. Beh sì, siamo contenti perché quelle cosce della biondina, mamma mia, ci siamo capiti. Ecco, appunto, è importante, meno male che c'è Sus, che rafforza sempre il concetto della gnagna, mannaggia. E ora vediamo le nomi un attimo per quanto riguarda l'anime dell'anno. Come potete vedere, l'anime dell'anno ha vinto, come abbiamo detto prima, ha vinto Cyberpunk. E come vedete, le nomini sono sempre i soliti 6. Quindi niente, nessun colpo di scena. Se lo giocavano proprio loro 6, che si sono portati a casa tutto quanto. Quindi praticamente, per fare una somma, quelli che hanno vinto di più sono stati ovviamente Attacco dei Giganti, Demon Slayer, Incredible e Spider Family. E ha vinto Licorice, almeno un premio importante, ha vinto pure Licorice. Dai, non è andata terribile, dai. Siamo contenti per Cyberpunk, anche perché l'avremmo votato sinceramente col cuore anche noi. Sì, un pochino ci dispiace di non aver fatto proprio come per i Game Award, un po' reaction, che ci eravamo proprio resi gli appunti incredibili, però effettivamente purtroppo non abbiamo potuto votare le nomini e invece per i Game Award l'avevamo fatto e ci avevamo avuto anche più tempo, invece per questi qui non abbiamo avuto tempo neanche di votare e quindi abbiamo fatto questo video un po' così, ci eravamo solamente letti i vincitori e poi abbiamo fatto questo video, ad esempio le nomination noi non le avevamo viste perché non le avevamo votate, ci siamo capiti, sono questi a me aiuti. E quindi ci siamo capiti. E tra l'altro una cosa simpatica che vi vogliamo far vedere, e poi l'ultima cosa incredibile che vi voglio far notare, che c'è stata proprio a Tokyo, il Crunchyroll Award, Anime Award 2023, sono stati proprio a Tokyo e c'è stata questa super cerimonia, che lo possiamo dire è stata meno cringe degli anni scorsi, però rispetto a tante dell'anno scorso, mi ricordo una delle prime, che tipo tiravano fuori i fogliettini da una scatola, con gente strana, insomma non è stata bene, questo effettivamente è anche abbastanza, è stata una bella cerimonia, insomma, bravano proprio i Game Award, ma degli anime, come insomma è giusto che sia, ok. E niente, anche quest'anno sono andati. Chissà il prossimo anno incredibile. Quali anime incredibili di quest'anno pazzesco ci saranno tra le nomination del prossimo anno. E soprattutto speriamo che il prossimo anno riusciamo a votare, a fare i video incredibili, sia di quando votiamo che di quando ci sono i risultati incredibili. E niente, che vi dobbiamo dire? È scontato che il prossimo anno noi saremo a Tokyo a dire i vincitori incredibili. Saremo con lo smoking e diremo noi i vincitori del 2024 Anime World Crunchyroll. Sicuro, cioè proprio palese. Damn. Comunque, a parte gli scherzi, il video è venuto lunghissimo e incredibile. Salutiamo il nostro camera incredibile, il nostro schermo vi saluta, Sus vi saluta e salve a tutti. Purtroppo è un periodo un po' movimentato e quindi è un miracolo che siamo riusciti a farlo. Però volevamo avere appunto il video di queste award incredibili nel nostro catalogo di video incredibile, come ricordo, soprattutto insieme a tutti gli altri incredibili. E ballo per voi. E quindi niente, taglio incredibile, noi ci vediamo prossimamente con un prossimo video incredibile.